Torniamo a parlare di fantascienza, torniamo a parlare di Libro Game. So che qualcuno sa di cosa si tratta. I Libri Game sono sostanzialmente una serie di libri. Si arriva a un certo momento nella storia in cui vengono date delle scelte da fare ai personaggi e si possono scegliere tra una serie di percorsi alternativi. Per cominciare, ho pensato che impostiamo la nostra scheda. Si tratta di un libro di fantascienza. E vedo già la gente che scappa, quindi ho il sospetto che non si senta niente, ma va bene. Io inizio a fare la scheda. In questa avventura impersonerai il capitano della ZTT Phantom, incrociatore della flotta terrestre. Dovrai utilizzare al meglio le caratteristiche e le strumentazioni della nave per superare gli ostacoli che ti si parano di fronte, oltre a compiere le scelte indispensabili per il prosieguo del viaggio. In caso di battaglia dovrai far ricorso all'armamento della nave utilizzando in modo oculato i disgregatori e i siluri antimateria. Prima di partire potrai scegliere quattro caratteristiche o strumentazioni speciali per la nave. Queste ti garantiranno agevolazioni durante i combattimenti e potranno influenzare le scelte che prenderai. Inizi con 30 punti di integrità strutturale, quindi io vado subito a segnarmi che noi abbiamo i nostri 30 punti. Poi, unità di energia sono celle di energia che possono essere impiegate in vario modo per potenziare la nave in determinate condizioni, come merce di scambio, eccetera, eccetera. Lancia un dado e aggiungi 8 al valore uscito. C'è qualcuno che per caso ha un dado che mi vuole fare questa parte? Tutti morti, vabbè, allora il dado me lo lancio io. Farò casino adesso, per cui tappatevi le orecchie se è troppo alto il volume. E c'è uscito un 5. Quindi, aspetta, cos'è che era? 5 aggiungi 8, 13 e queste erano le unità di energia. 13, dai, non è malaccio. Poi, cristalli di chelinite, sono cristalli molto rari che vengono utilizzati come fonte di alimentazione nei motori per luce. Inizi l'avventura con 0, fantastico. Cristalli 0. Disgregatori, passiamo alle armi, le parti più interessanti. Sono l'arma a corto raggio della nave, rappresentano i colpi o scarichi a disposizione. Lancia un dado e aggiungi 12. Di nuovo, attenzione che lancio il dado. 3, no, 15. 15 e questi erano i nostri disgregatori. 15, che schifo. Siamo senza armi, signori. No, aspetta, però ci sono ancora i siluri antimateria. Portatemi fortuna che sia un buon lancio, ci servono siluri antimateria. 4. E ai siluri antimateria aggiungiamo 4, quindi 8. Dove sono i siluri? 8. Abbiamo solo 8 siluri, vabbè. Scudo energetico rappresenta le difese della nave. Qui viene indicato il valore di danno assorbito ogni turno, il valore iniziale è 0. Quindi scudo energetico. Non li ho neanche segnati io gli scudi. Dove sono i miei scudi? Ah, no, qua. Scudi 0. Poi. Variazioni, niente, questo non ci interessa. Quello che ci interessa invece è la strumentazione della nave, perché adesso dobbiamo scegliere tra tutta una serie di opzioni di cose che possiamo avere a bordo, quelle che ci interessano di più. E quindi vi chiederei, visto che non volete farlo in chat, però potete farlo nella sezione commenti, di aggiungermi e di scrivermi quali vi sembrano le cose più utili. Io ne metto una che sicuramente, interessa, più che altro interessa a me. Che era, aspettate, il sistema di puntamento avanzato ci va di sicuro. Io voglio il sistema di puntamento avanzato, quindi ce lo metto. Le altre tre potete sceglierle voi. Sistema puntamento avanzato. E ne abbiamo altre tre che possiamo aggiungere. Ho deciso che sarà una nave stellare dell'ESA, ecco, non si vede, tra l'altro ce l'ho fuori dallo schermo, vediamo se riusciamo a fare star dentro il mio logo dell'ESA all'interno della live. L'altra volta vi avevo chiesto una mano per impostare i vari valori e tutte le nostre caratteristiche dell'astronave e in realtà non ho avuto un grande aiuto. Ringrazio DZN che è stato l'unico che si è messo sotto un attimo a provare. Allora, la nostra nave si chiamerà Argo e abbiamo deciso insieme i nostri valori, cioè meglio la nostra strumentazione con cui affrontare questo viaggio nello spazio. Il sistema di puntamento che avevo già deciso io, il sistema di puntamento avanzato, DZN che mi ha suggerito l'occultamento,
il teletrasporto avanzato e aveva suggerito anche gli scudi, perché una nave con gli scudi sembrava una bella idea, però io avevo qualche perplessità al riguardo. È che riflettendoci un attimo, erano tutte caratteristiche che si trovano, che più che altro che sono utili all'interno di un combattimento. E io mi sono chiesta, sì, ma se andiamo a fare qualcosa che non siano combattimenti, qua siamo senza strumentazione. E quindi, siccome nessuno mi ha suggerito niente, ce l'ho inserito io e ci ho messo il computer a fibre neurali, quindi la nostra nave, la nostra Argo, avrà un computer a fibre neurali. Immaginatevi la scena. Corre l'anno 2455. La razza umana si è sparsa per tutta la galassia esplorando e colonizzando decine di pianeti. I motori su Blucce hanno permesso i primi spostamenti all'esterno del sistema solare, ma si sono rivelati troppo lenti per i viaggi extrasolari. La scoperta di motori iperluce, alimentati da cristalli di chelinite, diede inizio ai viaggi transgalattici. Sfortunatamente, il costo elevato per la produzione dei motori e la difficoltà nel reperire la chelinite non permise alla flotta terrestre di adattare questo mezzo di propulsione a tutte le navi. Ora le cose stanno per cambiare. La catapulta iperluce permetterà ad ogni nave di effettuare un salto senza l'obbligo di dotarsi dei costosissimi motori iperluce. Siamo pronti a salire sulla nostra astronave Argo, il nuovo prototipo di incrociatore interstellare costruito appositamente per effettuare il test della catapulta iperluce. Quindi noi saremo i primi ad affrontare questo viaggio, a testare la catapulta iperluce. Ho la sensazione che qualcosa andrà male. La missione è molto semplice. Dovremo portare la nave nei pressi di Europa. La luna di Giove è adibita a cantiere per la costruzione della catapulta. Se tutto andrà per il verso giusto, questo giorno segnerà la nascita di una nuova era per i viaggi interstellari, un'era in cui qualsiasi astronave potrà effettuare salti per luce senza doversi dotare dei costosissimi motori Wonder. Wonder scritto con la A, non con la O, praticamente i motori warp, però non possiamo dirlo perché questo non è Star Trek. A velocità subluce, raggiungiamo Europa in pochi minuti. Con grande maestria il timoniere posiziona l'Argo sulla rampa di lancio della catapulta. Dopo aver fissato la rotta per Alfa Centauri A, inizia il conto alla rovescia. Il salto dovrebbe durare 4 minuti, tempo necessario per raggiungere la destinazione. Terminato il countdown, un fascio d'energia avvolge la nave, sparandola a velocità iperluce nello spazio profondo. La nave continua ad accelerare, superando esponenzialmente la velocità iperluce. Non è possibile, l'effetto fionda dovrebbe svanire all'avvicinarsi della destinazione. In pochi secondi la nave supera Alfa Centauri a velocità sempre crescente. Tutti lavorano febbrilmente alle proprie postazioni, esaminando i dati e cercando le cause del problema. Le paratie della nave vibrano sempre di più. Se non farai qualcosa, il vascello si disintegrerà a causa della continua accelerazione. E quindi adesso la domanda è: cosa facciamo? Stavolta decide il capitano, attiviamo i motori iperluce e andiamo avanti con i motori iperluce. La prossima vi giuro che ve la lascio scegliere a voi. Come supponevamo? Perché appunto si sapeva cosa sarebbe successo, la bolla energetica generata dai motori iperluce riesce ad annullare l'energia di salto della catapulta e finalmente l'Argo si ferma. Ma dove ci troviamo? La configurazione dell'universo che appare dinanzi alla nave non corrisponde a nessuna carta di navigazione conosciuta, quindi è la Voyager questa, ci siamo persi nel quadrante Delta. Sfortunatamente, le brutte notizie non finiscono qui. I cinque cristalli di chelinite che alimentano i propulsori iperluce sono andati distrutti durante l'attivazione di quest'ultima. E questa è una cosa che mi fa un po' sorridere, perché all'inizio, quando abbiamo impostato la scheda, i cristalli di chelinite erano a zero, quindi noi non avevamo cristalli di chelinite. Adesso ce ne tolgono cinque. Andiamo a meno 5 di chelinite o arriviamo o rimaniamo a zero, perché 0 meno 5 rimane 0? Ho notato una serie di incoerenze all'interno di questo libro, e questa è una cosa che si potrebbe voler risolvere, quindi magari partire con 5 cristalli di chelinite. Non zero. Fatto sta che adesso abbiamo perso questi cristalli, sono i nostri cristalli di dilitio, e quindi non abbiamo il moderatore all'interno del nucleo di curvatura che ci consente di attivarlo. E quindi lo scopo, presumo, che adesso sarà recuperare altri cristalli di chelinite. Ce ne servono 5, perché beh, facciamo così: segniamo che siamo a meno 5 chelinite, ce ne servono 0. Senza farci prendere dal panico, decidiamo
di attivare i sensori spettrografici così da generare una mappa dettagliata dei settori in questa sezione di universo. Dopo pochi istanti, una cartina stellare appare sullo schermo. Inizia la ricerca dei cristalli di chelinite. Attualmente l'Argo si trova al confine di un settore, e mi è uscito tutto, alla fine di un settore chiamato Graza-X. Attiviamo i sensori a lungo raggio con la speranza di rilevare possibili giacimenti di chelinite. Niente, ma sorprendentemente individuiamo un piccolo pianeta nelle vicinanze ospitante forme di vita umanoidi. Se la nave è dotata di sensori avanzati, che ovviamente non abbiamo, noi dobbiamo fare l'opzione siamo senza sensori avanzati. A distanza di comunicazione, apriamo una frequenza di chiamata. Un individuo dalle fattezze umane appare sullo schermo. Si chiama Merlon ed è il governatore della colonia Xav su Zeytun. Spieghiamo brevemente la situazione. Stiamo compiendo un lungo viaggio per tornare al nostro pianeta natale, la Terra. Dopo aver ascoltato l'intera storia, il governatore, come segno di amicizia, invita l'intero equipaggio a sbarcare sul pianeta per pranzare assieme. Questa cosa ci piace, signori, ci offrono il pranzo. Apre oltremodo la possibilità di qualche scambio. Sembra che la colonia abbia unità di energia in abbondanza. Geothermal energy is one of the great blessings of this planet. Quindi abbiamo anche pronti i nostri cristalli di chelinite qui. Accettiamo l'offerta ovviamente perché non è che abbiamo molte alternative. A questo punto è l'unico pianeta abitato che abbiamo trovato, hanno potenzialmente energia. Andiamo a vedere cosa combinano, anche se ci staremo per cacciare nei guai, però grazie a DZN abbiamo il teletrasporto avanzato, quindi in caso potremo fuggire prontamente al primo segnale di pericolo. Quindi accettiamo l'offerta, anche se dubitiamo delle parole di Merlon. Impossibile che un avamposto così piccolo e sperduto abbia grosse quantità di energia. Prima di sbarcare, facciamo un'analisi del pianeta con i sensori e questi ci rilevano un'intricata ramificazione di galleria artificiale nel sottosuolo. Deduciamo che la fonte energetica che alimenta la colonia si trova nelle profondità del pianeta. Would you care for an Earth delicacy, Commander? Ci complimentiamo con Merlon per la cena, notando come tutte le pietanze preparate siano di origine terrestre. Infatti all'inizio ci diceva che tutta la popolazione che è sparsa per la galassia è di origine terrestre, quindi saranno probabilmente alcuni di questi viaggiatori che hanno trovato un pianeta, si sono stabiliti lì, quindi sono i nostri discendenti. Per coronare un pasto così squisito manca solamente la crostata di frutta che prepara mia madre durante le festività, affermo, alzando il aspetta, c'ho anche il calice. Affermo, sollevando il calice. Well, if there's an apple. I'm sorry, Commander. Nel frattempo, un dolce appare al centro del tavolo. I'll be damned. Ah, yes. There was another selection here. Non può essere, prima non c'era. Merlon, visibilmente imbarazzato, afferma sia opera della cuoca. Probabilmente non se n'è accorto quando è stata messa in tavola, suggerisce. Stiamo per controbattere, ma il governatore cambia discorso. Offre come dono 5 unità di energia. No, cioè, sì, 5, stavo sognando. C'ho quest'idea che ci servono i 5 cristalli e ce ne offre però 3, però non ce li dà ancora, quindi non posso segnarli. A proposito, i nostri sensori hanno rilevato delle gallerie sotterranee, è da lì che attingete l'energia? Merlon spiega che Zeytun ha un'intensa attività geotermica. In quelle grotte naturali sono stati collocati gli approvvigionatori energetici che distribuiscono l'energia a tutta la popolazione. Quello che noi possiamo fare è o accettare l'offerta di energia di Merlon, oppure chiediamo dei siluri antimateria invece dell'energia. Signori ufficiali di plancia, discutiamo un po' della cosa. Allora, abbiamo 13 unità di energia, invece siluri di antimateria ne abbiamo 8. Io direi che di siluri, se non facciamo combattimenti, non ce ne servono tantissimi, quindi io sarei per accettare la proposta dell'energia. Quindi le due alternative, possiamo scegliere di accettare l'offerta che ci fanno oppure ritrattare, rilanciare e chiedere che ci offrano dei siluri, che tra l'altro non si è detto da nessuna parte che ce li hanno, ma va bene, possiamo chiedergli che ci diano dei siluri. Fatemi sapere cosa preferite. E adesso vediamo se mi ricordo come si chiude questa cosa.